Tu fungerai un po' da chiocce. Ma anche l'anno scorso dovevo fare questo ruolo, però poi ho fatto quasi tutte le partite. Certo, io cerco di dare il massimo. Cioè, non ti arrendi, insomma, questo. Ma fisicamente non mi sento ancora pronto per arrendermi. Certo, gli anni sono passati, però mi alleno sempre al massimo per cercare di dare il mio contributo. Penso che abbiamo toccato il fondo in questi due anni, soprattutto l'anno scorso, soprattutto nel girone di ritorno. E quindi dobbiamo resettare al più presto quello che è stato una brutta brutto giorno di ritorno e cercare di dare qualcosa in più quest'anno che per dare soddisfazione un po' a tutti quanti. Soprattutto l'allenatore nuovo, l'allenatore che ha fatto benissimo nelle scorse stagioni, soprattutto con una squadra giovane come del Lanciano, quindi forse la società ha puntato su questo per fare un mix di molti giovani e qualche vecchio. Adesso è ancora presto perché abbiamo cominciato da poco, abbiamo fatto un po' di adattamento, poi aspettando pure altri ragazzi che si dovranno aggregare la prossima settimana, quindi abbiamo fatto un lavoro generico, però stiamo andando bene. Beh, l'ho detto, prima stiamo facendo un lavoro molto vario. Stiamo partendo piano, stiamo adattando un po' i muscoli alla fase calda della preparazione, che sarà quella che si farà su a Boario, quindi stiamo facendo un po' di piscina, un po' di corsa lunga. E questo ci potrà far bene a Boario, partendo con una preparazione molto forte. Ce ne sono parecchi, perché l'anno scorso abbiamo fatto un po' tanti errori. L'errore è quello di cercare di non disperdere energie a pensare a altre cose che non competere con il campo. Diciamo che il Pescara quest'anno rispetto all'anno scorso parte a fari spenti, potremmo dire così. Ma parte a fari spenti, la squadra ancora deve essere formata, adesso sono un gruppo di giovani, anzi molti giovani. Molti giovani interessanti, quello da valutare adesso in questa settimana è proprio questo. Ci saranno sicuramente qualche acquisto, qualche cessione e penso che comunque solo a fine mercato si potrà capire che Pescara potrà essere.